In un'intervista a cuore aperto al settimanale Chi, Lorenzo Crespi ha parlato del suo difficile momento. L'attore è affetto da una malattia che l'ha colpita ai polmoni e per la quale, al momento, lo sappiamo, non esiste cura. Per questo Crespi nell'ultimo periodo si è chiuso in se stesso, senza avere la possibilità di lavorare o di instaurare una relazione con una donna come vorrebbe. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, Lorenzo ha confessato: «Sono anni che non ho più una donna, non mi lascio nemmeno avvicinare. Ma dove vado?» si chiede. «Non ho lavoro, non ho soldi, non posso permettermi di dare ad una donna tutto quello che è giusto darle». L'attore, apparso in numerose fiction, ha parlato anche della malattia che l'ha colpito e della paura per il suo futuro. «Ho fatto alcune cure», dice, «ma ho scoperto che questa patologia la avevo già da molti anni e non me ne ero mai accorto. Anzi, avevo fatto 22 anni di attività fisica agonistica ignorandolo. Ora ho ricominciato ad allenarmi», ammette, «per ritornare in forma, ma siccome la mia salute è cagionevole, ho deciso di chiamare il mio Labrador Lori. Vivrà più di me e almeno rimarrà un Lorenzo che mi sopravvivrà».